Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi siamo qui per concludere ancora una volta Nier Replicant e per vedere i finali C e D. Il salvataggio che avevo già fatto qui in precedenza era effettivamente quello che ricordavo, ovvero il salvataggio che aveva tutte le armi e le aveva anche potenziate, anche perché, come potete notare, questa è un'arma che ancora non avevamo visto. Infatti, le armi che praticamente mancavano all'appello erano le armi dello stolto, le armi che si possono ottenere tramite la sezione speciale del diario nella casa del nostro protagonista e che, una volta completate, vi permetteranno di ottenere queste armi che vi faccio vedere adesso. La spada a una mano è l'abbraccio dello stolto, che è questa. Spada creata quando un uomo, reso folle dalla sete di vendetta, esiliò un drago maledetto. E questo a me, sinceramente, non mi interessa, anche perché come arma a una mano io utilizzo la fede. Utilizzo appunto l'arma fede, che è praticamente una katana, che è stupenda, tra l'altro, dal punto di vista estetico. Quindi ci sta. La lancia, ovviamente, si ottiene l'accordo dello stolto, che anche in questo caso praticamente lancia creata dal patto stretto con un antico drago rosso. E questo è un riferimento a Drakengard. Per chi non sapesse la storia di Drakengard, vi suggerisco di andarvela a guardare perché è veramente molto molto interessante. E poi la spada a due mani, che è quella che possiedo, che ha attacco, potenza d'attacco 999, ovvero il valore massimo possibile all'interno del gioco. Arma con eroici motivi draconici, utilizzata da un uomo che provò a salvare il mondo. È possibile anche leggere la storia di quest'arma, perché ogni volta che si fa un livello dell'arma praticamente si sblocca la storia della spada, e in questo caso ve la voglio leggere perché la storia della spada del lamento dello stolto è molto interessante. Memorie. 6 giugno 2003, ore 15 circa, un'enorme umanoide bianca, inizialmente chiamata l'arma, poi ribattezzata la gigantessa, piomba dal cielo sul quartiere Shinjuku di Tokyo con conseguenze devastanti. Al coltempo parve una grossa creatura rossa, che d'ora in poi chiameremo il drago, che affronta la gigantessa in combattimento, per quanto nebulose siano la natura dei suoi attacchi e la loro utilità. Le forze di autodifesa nazionali ponderano strategie d'attacco ai danni del bersaglio, mentre il governo istituisce un ente per le contromisure d'emergenza. 12 giugno 2003, ore 16 circa. La gigantessa intenta combattere il drago, tutto un tratto collassa per motivi ignoti. Il drago viene poi abbattuto dal 303esimo squadrone, sesta divisione delle forze di autodifesa aerea. Non esiste alcun archivio ufficiale su chi abbia ordinato l'attacco contro il drago. È stata avviata la ricerca dei resti della gigantessa e del drago, ma non è mai stato accertato a nome di quale organizzazione. Dicembre 2003. È stato confermato il primissimo caso di sindrome della clorurazione bianca nel quartiere Shinjuku di Tokyo. Livello 4. Memorie luglio 2004. Continuano le violenze degli umani affetti dalla sindrome di clorurazione bianca e gli scontri si intensificano, soprattutto nelle regioni colpite. La causa della malattia non è ancora stata accertata. Gli infettati sono stati isolati e le rivolte soppresse con la forza. Le strade principali sono state chiuse e i trasporti ferroviari sospesi, con conseguente isolamento di tutta l'area di Shinjuku. Al momento c'è chi suggerisce di richiedere un intervento ufficioso dell'esercito americano, ma il governo perde tempo. Nel frattempo sono iniziate le ricerche delle particelle Maso ricavate dalla gigantessa e dal drago. Lo stesso avviene per le contromisure per la sindrome della clorurazione bianca. Tali ricerche porteranno un decennio dopo alla fondazione del progetto Gestalt. Quindi qui abbiamo un grandissimo riassunto di quello che è successo praticamente tra Drakengard e poi il progetto Gestalt di Nier Replicant e Nier Gestalt. Quindi ecco cos'è successo. La clorurazione bianca è stata portata dalla gigantessa che, una volta sconfitta, ha rilasciato nell'aria questa specie di tossina, chiamiamola così, che poi ha condannato l'essere umano. Bene, a questo punto direi di procedere nella storia. Io ovviamente andrò avanti per conto mio e riprenderò con il combattimento poi col Signore Oscuro per poi fare la scelta finale che ci porterà al finale C
e poi successivamente al finale D, che sblocca di conseguenza anche quello E. Per cui, a dopo. Eccoci ragazzi, dopo lo scontro con Devole e Popola, incomincia a prendere forma il finale C, o D. Oscurità, buio senza fine, senza fine, fine, fine. Occhi chiusi, occhi aperti, non aveva importanza. All'oscurità si aggiunse una sensazione misteriosa, creata dall'unione di un dolce sonno e un freddo terribile e perenne. È forse un sogno? Con l'intenzione di pizzicarsi le guance e lungo le braccia verso il volto, ma la mano non si mosse. In realtà la sua mano era scomparsa. Guardò il suo braccio e vide solo l'osso. Si guardò i piedi e scoprì che erano scomparsi, esattamente come le gambe fino alla coscia. Quello che rimaneva del suo corpo iniziava a scomparire, tramutandosi in frammenti più piccoli della polvere. Il suo corpo stava scomparendo. Presto non sarebbe rimasto più nulla. «È questa la morte?» All'improvviso gli venne in mente il suo passato. I momenti vissuti con la sorella apparivano come stelle cadenti. Anche se duravano solo per un momento, erano così forti da illuminare l'oscurità. Presto si aggiunsero altri ricordi, ammucchiandosi uno sopra l'altro e fondendosi insieme in una luce calda e brillante. Sogno di Emil, promessa. Questo non l'avevamo ancora sbloccato. Svegliati, svegliati! Improvvisamente si ritrovò senza coperta e la luce del sole gli bruciò gli occhi. Ehi, pigrone! Chiamò ancora la voce. A poco, la vista sfocata del ragazzo si fece più nitida. Davanti a lui, con il viso acceso da un sorriso radioso, c'era la sua sorella gemella, Halua. Buongiorno, Halua. Se fossi in te non sarei così allegro. L'insegnante sarà qui a momenti. Halua afferrò il fratello trascinandolo sotto il letto, dove si misero ad aspettare l'arrivo dell'insegnante, con i batuffoli di polvere come unici compagni. Appena Emil aprì la bocca per fare una domanda, Halua lo zittì con una mano. Non iniziare, abbiamo deciso ieri, ricordi? Quando arriva, saltiamo fuori e lo spaventiamo per bene. Dopo qualche minuto la porta si aprì e una donna esile entrò nella stanza. Buongiorno Halua, buongiorno Emil, siete pronti per... Eh? Emil guardò la sorella che stava soffocando le risate e non riuscì a trattenersi. Così i batuffoli di polvere iniziarono a sollevarsi entrandogli nel naso e facendoli starnutire all'unisono. All'improvviso il volto dell'insegnante apparve davanti a loro. Eccovi qui, Monelli. È tutta colpa tua, disse Halua. Hai rovinato tutto starnutendo. Io? Hai starnutito anche tu, si lamentò offeso Emil. Ora smettetela, li riprese l'insegnante, cercando di nascondere le risate. Uscite da lì sotto e lasciate che vi misuri la temperatura. I due strisciarono fuori contenti e andarono da lei. L'insegnante era una bella donna, con una voce gentile, che Emil avrebbe ascoltato volentieri per il resto della vita. Infatti, la sua parte preferita della giornata era quando lo veniva a svegliare. L'insegnante si accomodò, facendo segno a Emil di sedersi sulle sue ginocchia, e lui corse da lei felice. Poi la donna gli infilò un termometro freddo sotto l'ascella, facendolo rabbrividire. «Scusami, fai il bambino coraggioso e resisti ancora un po', d'accordo?» Emil odiava farsi provare la temperatura ogni giorno. Il termometro era sempre così freddo, ma ormai abitava all'istinto da 2 anni e ci si era abituato. I suoi genitori erano morti in un incidente molti anni prima. Avevano detto a Emil che l'istituto in cui era stato mandato era una casa per gli orfani, ma lui non ci aveva mai creduto. In fondo la maggior parte degli orfanotrofi non era piena di dottori in camici bianchi che tenevano lezioni, continuando a farti sempre le stesse domande strane, attaccando bizzarri cavi al tuo corpo e costringendoti a entrare in casse enormi. Era un processo infinito e i test continuavano senza sosta. Nonostante questo, Emil sentiva che l'insegnante era diversa. Parlavano di problemi quotidiani, gli leggeva dei libri e, quando c'era tempo, mangiava insieme a lui. Era la cosa più simile a una madre che Emil avesse mai avuto. Dopo la misurazione della temperatura, Emil ed Halua aspettarono la colazione. Ma quel giorno era cambiato qualcosa. La loro insegnante era... strana. «Emil, ti ricordi che giorno è oggi?» gli chiese a bassa voce. Emil guardò sua sorella che lo osservava con un sorriso enorme. «No, lo devi scoprire da solo!» gli disse. Ma nonostante i suoi sforzi, Emil non riusciva a ricordare. «Mi dispiace!» rispose alla fine. «Non lo so proprio!» Con un sorriso l'insegnante tirò fuori dalla tasca, dal camice, un pacchetto. Era un sacchettino chiuso da una cordicella con un bel fiocco rosso in cima. «Buon compleanno, Emil!» gli disse. «Buon compleanno a tutti e due!» «Oh, grazie!» esclamò Emil. «Posso aprirlo?»
Certo, non è niente di speciale, ma spero che vi piaccia, rispose l'insegnante. Emily sciolse il fiocco e aprì il sacchetto, vedendo al suo interno dei biscotti. Erano quelli che mangiavano sempre, ma il fatto che fossero il regalo dell'insegnante li rendeva speciali. Mentre Emil sussultava per la sorpresa, sua sorella si lasciò sfuggire una risata osservando il fiocco rosso. «Buon compleanno, Halua!» esclamò Emil, prendendo un biscotto e porgendolo alla sorella. Senza aspettare, Halua prese il biscotto, finendolo in due morsi. «Buon compleanno anche a te, Emil!» Poi, ricordandosi qualcosa, Halua corse verso la piccola cassettiera che i due condividevano. Aprendo con forza un cassetto inceppato, tirò fuori un foglio nascosto sotto un camice bianco e tornò dal fratello. «Ecco il tuo regalo», gli disse, consegnandogli imbarazzato il foglio. Osservando il regalo, vide che la sorella aveva scarabocchiato la scritta «Buon compleanno, Emil», vicino al disegno di una persona così colorata che doveva essere stata disegnata usando tutti i pastelli della scatola. «Ero io». Emil non riuscì a trattenersi e strinse la sorella in un forte abbraccio. «Grazie», le sussurrò, mentre lei lo stringeva a sé. «Il prossimo anno ti farò un ritratto anch'io». Lui e sua sorella erano insieme. E c'era anche l'insegnante. Era il suo compleanno ed Emil pensava di non poter essere più felice di così. «Sono felice che il disegno di Halua sarà l'ultima cosa che ricorderò. Sento un'oscurità profonda e perfetta scendere sui miei occhi e capisco che il mio tempo è arrivato. Ho così freddo. Mentre cerco di ricordare il calore di un abbraccio, mi chiedo se quel viso terribile sarà tutto quello che resterà di me. Halua, mi dispiace. Non sono riuscito a mantenere la mia promessa. Mi dispiace. Mi spiace così tanto. Ma tra poco ti raggiungerò. Aspettami». Occhi, ne, Emil, occhi. Halua, sei tu? Nebo baccari nandakara. Halua, sei venuta per me? Sono morto? Sigaoyo, Emil. Taksoko mamori nikitano. In quel momento, quel mondo fatto di oscurità esplose in mille colori. Rosso, giallo, blu e così tanti altri colori di cui non sapevo nemmeno il colore. Colori che non avevo mai visto prima. Sembrava che qualcuno avesse usato tutti i pastelli della scatola. Halua, io non... La sua voce sta svanendo. Halua, aspetta, portami con te. Halua, no, non andartene. Halua. L'oscurità che stava per avvolgermi è scomparsa, sostituita da un brillante cielo blu. Non so dove sono o cosa dovrei fare ora, ma sono contento di essere qui. Ora lo so, lei mi ha dato il coraggio di accettarlo. Basta piangere, vivrò sempre sorridendo, perché io l'ho promesso. E questa è l'esplosione che Emil, per l'appunto, fa quando si sacrifica. E qui viene spiegato il perché abbiamo visto la sua testa che sopravvive dopo il finale B. Dopo i titoli di coda. C'è la scena bonus di Emil, no? E qui viene spiegato il perché. È sua sorella che lo salva.
幸せそうだな。ああ、よかった。カイネ、お前の体はもう俺の意志ではどうにもならんところまで蝕まれてる。わかってる。くそ、楽しかったな。殺して殺して殺して大満足だ。そうか。違う、楽しくなんかない。お前を飲み込んで暴力の塊になって悪意を世界に撒き散らせるっていうのに、なんでこんなに虚しいんだ、なんでこんなに悲しいんだ。きっと私の中に長く居すぎたせいだな。すまない。俺に優しくしないでくれ。こんな気持ちにさせないでくれ。もうダメだ。俺がお前を飲み込んでしまう。Ed è qui, ragazzi, che comincia il finale C o D. カイネ、どうしたんだ。いいか、私の左半身の魔物の領域がもう間もなく、私は止められない。もう俺には止められないんだ。そんな。いいから聞け。もうエミールはいない。私を止める方法はないんだ。お願いだ。そうなる前に私を殺せ。暴走したゲシュタルトに意識なんかない。お前と俺の記憶は全部塗りつぶされちまうんだ。カイネ、くそ、なんとかしないと。殺さない。カイネがいたからここまで来れたんだ。お前に出会えたから今の俺があるんだ。絶対に諦めたりしないからな。
愛する人一人も助けられないで、俺が必ずお前を助ける。助ける方法ならある。誰だ？そんなことはどうでもいい。時間がないのだ。お前は聞け。ハイネを助ける方法はある。だがお前にとってそれは辛い選択になるだろう。構わない。助ける方法があるならさっさと言ってくれ。タイミングを見て俺がカイネの動きを止める。その隙を逃すな。剣できっちり刺せ。そんなことしたらカイネはどうなる？俺を信じられないか。ならこのままカイネを見殺しにするんだな。くそ。よくやった。お前の大切なカイネを救うには、二つの方法がある。一つは、カイネの胸に剣を突き立てる方法。それはカイネの望みであり、この五億からの解放。もう一つは、カイネを元の人間に戻す方法。この方法を取るなら、お前の存在という交換の品が必要だ。ほら、選んでみろよ。お前はカイネの中にいる魔物だな。なぜカイネを助けようとする？多分お前と同じ理由だ。さあ選べ。Esatto. Tyran si è innamorato di Kaine. E qui ci sono due strade che possiamo percorrere: ucciderla e sbloccare il finale C, o sacrificarsi per sbloccare il finale D. Uccidi Kainé per il finale C, sacrifica la tua esistenza per rendere Kainé di nuovo umana, finale D. Noi per ora dobbiamo fare questo. Kaine, 一緒に帰ろう。聞こえるか？俺は長年カイネの中にあって奴を苦しめてきた。それはすなわちカイネの苦しみを肌で感じてきたということだ。気が遠くなるほどの苦しみを。だからわかるのだ。今カイネに苦しみはない。お前のおかげでカイネは許され、
救われた。カイネの最後の言葉を伝えよう。ありがとう。カイネ。一緒だ。E questo era il finale C, ovvero uccidere Kainé per liberarla dalla sua condanna, dalla sua tortura. Mentre il prossimo finale, che sarà quello che sceglieremo e che a mio avviso è anche più bello, da un senso quasi più romantico, ovvero il finale D, per cui, come sempre, ci vediamo dopo i titoli di coda. E come potete vedere, adesso abbiamo anche il finale C. Il foglietto è pieno. Non c'è più niente adesso. Quindi, che cosa si fa? Ovviamente, finale D. La tua scelta potrebbe permetterti di vedere l'ultimissima parte del finale. Ed è vero. Vedremo quest'ultima parte del finale. E quindi a tra poco.